Signora, da dove viene? Ah, di Napoli. Da Napoli. È venuta qui per il principio Berlusconi. Ho fatto un'operazione al come si chiama? Ligno. No, alle anche al alla gamba. Comunque ho fatto un'operazione 10 giorni fa e mi sono legato qua per ascoltare Silvio Berlusconi. È la nostra vita, lo vogliamo bene e deve vigere con tutte queste cose che ci sono capitate. Lo devono far vincere perché lui è bravo, gli altri sono cattivi. È generoso. Generoso è tutta, se ora l'ha cercato con lui, cioè va. Di chi è la colpa? La colpa è di chi è? Dei nemici, dei comunisti, i comunisti e magistrati che non lo vogliono vedere, non lo possono vedere, e specialmente i magistrati, sono invidiosi, ma se quello c'ha i soldi, a noi che ce ne frega? Questa è la situazione. Se lui vuole le donne, a noi che ce ne frega? A tutti piacciono le donne, a tutti piacciono gli uomini. Qua ci sono state, nel ministero ci sono state le persone che stavano vicino al ministro che ci piacevano gli uomini. A chi non hanno detto niente, che diceva che è gay, non hanno detto niente. A me questo andava con le donne, era una cosa normale. Per il bene del paese serve Berlusconi. Per il bene del paese serve Berlusconi. Berlusconi è un grande. L'intelligenza che c'ha Berlusconi non ce l'ha nessuno. Lei come gli può dare una mano? Io votandolo e standoci vicino, sempre votandolo e di farlo votare. Quindi secondo lei non, adesso che sai che è stato condannato non rimarrà qui? Ma anche se è stato condannato è sempre lo stesso. È sempre Berlusconi. È sempre Silvio Berlusconi. È sempre Berlusconi. Non ci interessa che è stato condannato. La condanna l'abbiamo presa anche noi, la sua condanna. Il suo infame che tiene attorno, infame, troppo infame su. E poi lui, Silvio Berlusconi, la sua condanna ce la prendiamo tutti quanti. Io sono venuto con una coscia, con una gamba collegata al... Ma come si chiama? Mi scusa se mi ha giocato. Malero? No. O femmina? O femmina. Berlusconi. Mi sono operata a febbre, sai che si fa in febbre? L'intelligenza è l'operazione più importante che ci sta. Come? Io sono venuta a posto da Napoli. Ah, l'intelligenza di un grande contattiere dell'antica Roma. No, nessuno lo può vedere. Berlusconi è sempre Berlusconi. Berlusconi? Ma Berlusconi non lo possono vedere perché è intelligente. L'intelligenza di Berlusconi, loro non ce l'hanno. Quindi che paga il caffè Berlusconi se li sente a queste signore. Quelli che lo accusano che non c'è mai in Parlamento, in Senato. Ma non c'è bisogno che lui vada al Parlamento, non c'è bisogno, perché la parola passa avanti, non c'è bisogno, perché lui ha creato un paese democratico, un paese che ha fatto bene a tutti, se lo piangono tutti, a me a Napoli se lo piangono, però ci dobbiamo riuscire ad andare avanti. Quindi adesso se non viene candidato Berlusconi chi votate voi? Noi, senti, io ti voglio dire due parole e poi la finiamo. Ci sta Peppe Grillo, che è un mariuolo, un truffatore. Ma che me ne porta a me? Un truffatore, un mariuolo. Non che non vale un soldo, si mette anche in mezzo, non vale un soldo. Quindi il nemico è lui? Il nemico è lui. Da combattere. E poi pure l'altro. Hanno troppo infame Berlusconi. Ma è sempre Berlusconi. È caruso, è tutta la città. Non c'è niente da fare. Ti posso fare una confidenza? La mattina quando io mi sveglio, mi faccio la croce e dico speriamo che sta bene Berlusconi. Vedi dove siamo arrivati a Napoli. Ti ringrazio dell'intervista, sei stato gentilissimo.